Buongiorno, scusate per l'aspetto, veramente. Giuro che poi mi vedrete meglio, però oggi fa anche oggi fa di parecchio freddo. Comunque, sto andando a lavorare e mi devo anche sbrigare. Voglio arrivare per fare colazione. Sono 2 gradi, quindi si fa abbastanza freddino. Ah, bene, possibile ghiaccio sulla strada, fantastico. Adesso riscaldo un po' la macchina, che così poi vado. Non ho preso neanche la sciarpa né il cappello stamattina, infatti mi sono pentita veramente, però va bene. Comunque, appunto, come vi ho detto anche nell'altro vlog, devo convincere mio babbo a prendermi, cioè a dar via la 500 per prendere la Jeep. Comunque adesso vediamo se riesco a cominciare. Sicuramente mia mamma ieri sera ci ha parlato di mio babbo, comunque vedremo un po' come fare. Anche perché io, pagando anche il mutuo da sola, non ce la farei a pagare la rata della macchina, quindi avrei bisogno comunque dell'aiuto di mio babbo per ora, perché praticamente io mi sono proposta per fare la manager al lavoro da me, però ancora non ho ricevuto risposta, anche perché penso alla direttrice. Ora devo andare via, quindi non, per lavoro, quindi non so quando ritorna, poi vedremo un po' cosa mi dice. Comunque adesso vado, che sono quasi le 11, ci vediamo. Scusate per i fiatori, però sono proprio una sordità cronica, nel senso che appunto ieri sera stavo cercando dei fogli per la macchina e sono venuta a prendere in macchina la cartellina ieri sera. Poi avevo anche il telecomandino su in casa, perché ieri sera i miei genitori mi hanno portato il tavolo che avevano loro a casa, e quindi scusate i fiatori, ho fatto una corsa, e quindi ho detto vabbè, non li riporto, li prendo domattina. Stamattina stavo scendendo appunto di casa quando ho acceso la videocamera, però non mi sono resa conto che avevo dimenticato la cartellina, il telecomandino, che poi quando ho spostato la macchina, ho fatto per accendere, per aprire la sbarra, mi sono resa conto che il telecomandino non c'era, quindi ho detto no cavolo, il telecomandino è la cartellina, che se devo tornare su per prendere, infatti ce la faccio più. Comunque adesso vado, che se no faccio tardi. Ci vediamo dopo. Sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a casa, anche perché ho bisogno di una doccia, poi devo stirare un po' di roba. Oggi c'ho da fare 3.000 cose, e poi comunque ci sono anche i miei suoceri con il canino, perché c'è la partita, gioca la Fiorentina adesso, quindi figuriamoci se mi suocero e Marco non si guardino la partita. Ah, bene, 3 gradi, possibile ghiaccio sulla strada, fantastico. Andiamo, che è meglio, anche perché ho anche sonno, almeno così mi riposo un po', perché veramente sono distrutta, anche perché c'è stata tanta gente, quindi sono un po' non indiavolata, però diciamo che nervosa, ecco, sì, dai, diciamo così. Ci vediamo dopo. Sono appena arrivata a casa, no, non c'è passato, sto controllando la porta. Fa anche freddo oggi, mamma mia. Mentre stavo lavorando, tra l'altro, è iniziato anche a nevicare. Per fortuna poi ho smesso subito, perché c'era 2 miei colleghi, che una doveva andare a Barberino e l'altro era motorino, quindi erano preoccupatissimi. Poi tanto, comunque, troppo bagnato per attaccare, quindi non avrebbe mai attaccato comunque, tanto anche perché poi qui se dovesse verificare sarebbe un problema anche per me per andare al lavoro, quindi anche perché ho le gomme finite, quindi ero nel panico praticamente anch'io. Comunque adesso vado su, che mi metto a stirare e poi mi faccio la doccia. Voilà, doccia fatta, non ho stirato poi, perché questa è la situazione. Questi sono tutti i panni, devono essere asciugati. Questi e questi qua su, mentre questi qui sono quelli da stirare. Questo è il tavolo che ci hanno portato ieri i miei genitori,
nero con le ruote là, siamo al mare. Adesso vado a preparare le verdure, a cuocere le verdure e poi questa roba la stirerò, penso, dopo cena, cioè nel senso, questi qua, questa roba no, perché tanto si deve asciugare, quindi ancora no. Io nel frattempo ho ancora i capelli bagnati, però va bene. Adesso prima di tutto chiudo tutte le persiane e poi mi metto a fare le verdure, anche se sono stanca stasera. Però vabbè, se si vuole mangiare le verdure le devo fare. Allora, abbiamo finito di cenare. Adesso mi metto a stirare tutte quelle cose che vi dicevo prima. Poi penso che andrò a letto, anche perché sono un po' stanca. Ultimamente. Comunque, adesso mi metto, cioè, adesso stiro, poi mi metto a montare il video prima e poi vado a letto. Quindi io vi mando un bacione enorme, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!